Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati negli studi di RTM, pronti a entrare nel vivo di una nuova puntata di Tratti Ritratti, il salotto dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, con tanti tanti ospiti che di puntata in puntata si raccontano davanti alle nostre telecamere. Vere e proprie monografie professionali di vita, di personalità che si sono distinte ciascuno nel proprio settore di appartenenza. Musica, cinema, teatro, pittura, fotografia e tanto altro ancora. Oggi, cari telespettatori, torniamo a parlare di musica e lo facciamo con un personaggio che, grazie alla sua penna, ha contribuito al successo di tanti, tanti artisti. Inizio col dirvi che lui è un autore e un cantautore, che ha un linguaggio diretto, un linguaggio semplice, un linguaggio capace di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori. La sua è una storia che parte da molto molto lontano, classe 1976, inizia infatti molto presto ad approcciarsi al mondo della scrittura, al mondo della musica e già da adolescente, imbracciando la chitarra, ben presto quelli che sono semplicemente dei pensieri, delle poesie e dei racconti diventano delle vere e proprie canzoni. Sicuramente il punto di svolta sarà nel momento in cui riceve una borsa di studio dalla SIAE, che gli permette di entrare a contatto con una grande realtà che è quella del CET di Mogol. Sarà determinante per la sua carriera professionale proprio questa realtà del CET di Mogol, perché qui farà un incontro importante che è quello con Arisa, dando il via ad un sodalizio artistico che ha dato frutto e ha dato appunto tante soddisfazioni, tanto successo. Possiamo dire infatti che con Arisa hanno vinto ben due Sanremo. Due edizioni di Sanremo, con Sincerità nel 2009, nella sezione Nuove Proposte, portandosi a casa anche il premio Mia Martini e il premio Sala Stampa. Poi ancora con Controvento nel 2014, ma con Arisa ha partecipato anche in altre edizioni dell'ambito palco degli artisti del Festival di Sanremo. Mi riferisco ovviamente ai brani Malamore No, il brano Guardando il Cielo, poi ancora il brano La Notte che si piazza anche al secondo posto. Ma i brani insomma che nascono da questo sodalizio artistico sono davvero tanti. Cito ad esempio Meraviglioso Amore Mio che entra a far parte di un film, cito ad esempio L'Amore è un'altra cosa, insomma sono davvero tanti tanti tanti. E che altro aggiungere? Ovviamente con Arisa non è l'unica collaborazione nel corso della sua carriera professionale. Nel suo carnet figurano personaggi come Noemi, come Baccini, come Alexia, come Mietta, come Anna Tatangelo, Ita Zenda, Michele Bravi, per il quale scrive il diario degli errori, che è un altro brano bellissimo portato al Festival di Sanremo. E poi ancora non posso non menzionare Tony Bungaro, Mario Lavezzi, Mauro Pagani, Lelio Luttazzi, Adriano Pennino, insomma sono davvero tanti che faccio davvero fatica a ricordarli tutti. Nel 2018 poi il suo esordio come cantautore. Questa volta non ci mette solo la penna, ci mette anche la faccia e ci mette anche la voce, con degli ottimi risultati. Ottiene infatti la Targa Tenco come per la sua opera prima, insomma, con l'album Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, al quale seguirà un altro album molto interessante che avrà successo di critica, che si chiama Schopenhauer e altre storie, del quale ci parlerà nel corso di questa intervista insieme al resto di tutta la sua meravigliosa carriera. Non vedo l'ora di farvelo conoscere. Abbiamo con noi in collegamento Giuseppe Anastasi. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Ciao, Ciao ciao. Lara, preparatissima. Ma come? Nemmeno me le ricordavo alcune cose, complimenti. Beh, se c'è una cosa che non mi manca è la memoria. Provo quindi a raccontare ai nostri telespettatori in maniera molto concisa quello che è il percorso degli ospiti, appunto, che vengono a trovarci. Sono contenta di poterti far conoscere i nostri telespettatori perché spesso il pubblico magari conosce chi canta le canzoni, magari non sa chi c'è dietro a questi grandi successi. Quindi oggi è l'occasione, per chi non ti conosce già ovviamente, di farti conoscere anche a quella fetta di pubblico che ancora non ha il piacere di sapere chi c'è dietro questi bellissimi brani. Come stai, Giuseppe? Sto bene, ringraziando a Dio, si scrive, si insegna. Fortunatamente dopo questi 2 anni pandemici l'attività è ripresa bene, quindi sono contento. E sono contenta anch'io, quindi diamoci da fare, mostriamo quello che sappiamo fare, perché la gente ha bisogno davvero di musica, di arte, di bellezza. Ne abbiamo abbastanza di notizie brutte, quindi vogliamo dare il nostro contributo, perché no, anche con questa trasmissione, facendo passare un po' il tempo anche a chi ci ascolta, a far conoscere cose nuove. Allora, Giuseppe, parliamo di cose belle, parliamo di te. Allora, innanzitutto un affermato autore, un apprezzato cantautore, come le dimostrano i dischi d'oro e platino, questo mi ero dimenticata di dirlo, lo aggiungo adesso. Tante anche i pezzi inseriti nei film, ad esempio anche il brano Democrazia nel film di Ficarra e Picone, sicuramente tu mi confermerai, il film si chiama Sì, L'ora l'ora legale, legale. esatto. E, insomma, tanti Sanremo, tante collaborazioni, però mi piacerebbe un po', come faccio un po' con tutti gli ospiti, farti conoscere, no? A 360 gradi e partire dal principio, no? Tornare un po' indietro. Come ti sei avvicinato alla musica e come hai capito che questa poteva essere la tua professione, la tua strada? Insomma, parlaci un po' di te, di Giuseppe. Ma io sono siciliano, di base sono nato a Palermo e come hai detto tu benissimo prima, ho iniziato a leggere presto, ho iniziato a leggere libri, romanzetti presto, a 10-11 anni, quindi quando inizi a leggere presto molte volte ti capita di voler pure scrivere presto e quindi iniziavo a scrivere racconti, poesie, poi avevo iniziato a suonare la chitarra e tutte quelle poesie, quei racconti si sono trasformati in canzoni, come hai detto benissimo tu. Poi un giorno venne mia nonna che mi disse: sai Giuseppe, c'è in Umbria una scuola aperta dal maestro Mogol che tratta proprio le canzoni, che studia la forma canzone. Mia nonna, la mia prima fan, devo dire. Sono stato molto fortunato da questo punto di vista perché sia i miei genitori che mia nonna in particolare hanno sempre spinto verso quello che era il mio desiderio. E niente, praticamente mi informo, c'era questa borsa di studio della SIAE, arrivo al CET come allievo e poi là l'incontro con Mogol mi ha fatto partire la scintilla. L'incontro con Mogol è stato, cioè quando ti dicono bravo i tuoi amici, i tuoi genitori, tua nonna, sì ok, sei contento, però sai che sono i tuoi amici, i tuoi genitori, Potrebbero bla anche bla bla. essere di parte, insomma, no? Potrebbero, tra Potrebbero. virgolette. E invece lì, durante le lezioni, Mogol, leggendo alcune cose che avevo scritto, mi disse: tu hai cose da raccontare, questo lavoro lo puoi fare, lo potresti fare. E da là ho avuto quell'iniezione di fiducia, perché una cosa è che te lo dicono i tuoi, una cosa è che te lo dice Mogol e ci credi di più, Certo. ovviamente. E quindi da là è partita la mia voglia, cioè si è moltiplicata la mia voglia, mi sono trasferito e ho fatto una lunga gavetta a Roma, dove da Palermo mi sono trasferito a Roma, dove dividevo casa con altri ragazzi, eravamo in cinque. E per 10 anni ho fatto una lunghissima gavetta dove ho fatto tantissimi lavori, ho fatto il magazziniere, ho fatto il cameriere, fin quando non ho trovato uno splendido posto in un negozio d'animali. Un negozio d'animali dove ho lavorato per 5 anni, facevo il commesso in questo negozio d'animali, ma era perfetto perché era un part-time e alle 1:30 staccavo e poi il resto della giornata lo dedicavo alla musica e intanto avevo sempre il contatto col CET perché ero in diventato assistente alla docenza in metrica musicale,
materia che tuttora insegno insieme alla storia della canzone, ovviamente. E poi un giorno tra gli allievi del CET arrivo a Risa, a Rosalba, e là diciamo che ci siamo fidanzati, poi ci siamo fidanzati, lei abitava a Potenza, io ero a Roma, e poi lei si è trasferita a Roma perché ha trovato posto come estetista, perché è una grandissima estetista. Quindi io lavoravo al negozio di animali, le facevo l'estetista, e poi un giorno ho scritto Sincerità. Scrissi Sincerità, un giorno avevo il giorno libero, da premettere che eravamo poverissimi tutti e due, e niente, praticamente poi con Sincerità ci scrivemmo ad Aria Sanremo, allora si chiamava Sanremo Lab, e passiamo i vari turni, primo turno, secondo turno, insomma arriviamo alla finale dove c'era Paolo Bonolis, che era il direttore artistico e poi è stato il presentatore di quell'edizione del 2009 di Sanremo, e vinciamo Sanremo, e da là è cambiata tutta. Però fin quando non abbiamo vinto Sanremo, Rosalba faceva ancora l'estetista e io nel negozio di animali. Ci tengo a Ti ho fatto un sottolineare, sunto del sunto, quindi. no, ci tengo poi tra l'altro a sottolineare, lo dico ai nostri telespettatori, che hanno vinto Sanremo questo palco, no, che tutti gli artisti ovviamente, al quale tutti gli artisti ambiscono, ma hanno sbaragliato una concorrenza pazzesca, perché quell'anno c'era Iskra Menarini, con un Sì. brano scritto da Dalla, c'era Malika Ayane con un brano scritto da Giordano Sangiorgi, c'era Karima, c'era Silvia Aprile con un brano di Pino Daniele. Insomma, hai praticamente C'era fatto tabula rasa. Simona Molinari anche con Certo, Ricetta. anche sì. No, ma infatti, lo sai, cioè quell'edizione fu particolare, siamo stati fortunati anche da questo punto di vista, perché le nuove proposte erano di altissimo livello, e quindi molte persone chiedi chi ha vinto il festival del 2009, nessuno ti dice Marco Carta, è probabile che ti dicano Arisa, anche se eravamo nelle nuove proposte. Assolutamente, poi 6 settimane consecutive in classifica, poi ancora un premio Mia Martini, il premio Sala, insomma avete proprio, non volevate lasciare niente a nessuno, di la verità, volevate portare tutto a casa voi. Ma guarda, dopo 10 anni di gavetta e 5 anni a pulire tutti gli animali della terra, è stata una soddisfazione enorme, devo dire che è stata una soddisfazione. Ma non tanto, allora, quando hai una soddisfazione del genere, non è tanto per te, tu sei ovviamente soddisfatto di te stesso, di quello che hai fatto, del tuo lavoro, ma è la gioia che dai agli altri, la gioia che dai alla tua famiglia, a tutte le persone che hanno creduto in te, quindi è una gioia talmente grande. Poi soprattutto Sanremo, per chi scrive, è davvero una bellissima sensazione, splendida anzi. Cioè, ormai Sanremo, diciamo che è un'istituzione, se vogliamo, no? L'aspettiamo come aspettiamo il Natale. Per noi non c'è Ha gli un. stessi anni della Repubblica, quindi E infatti, quindi più o meno stiamo là. non invecchia mai, anzi si rinnova sempre, come si rinnova anche sempre Arisa. Arisa è un'artista veramente camaleontica che riesce, insomma, a stupirci ogni volta, perché veramente riesce sempre a non essere mai fuori contesto. Ecco, è una cosa che mi piace molto di Arisa questa. Ascolta, ti aspettavi tutto questo clamore? Se consideriamo anche che quel brano, insomma, Sincerità, è stato cantato da Lelio Luttazzi, persino Alda Merini ha recitato, no, delle frasi di quel pezzo. Ecco, credo sia una soddisfazione pazzesca. Sì, devo dire, quando la serata degli ospiti con Lelio è stata splendida, perché Lelio era tanti anni che mancava dalla televisione e non ci voleva tornare. Allora Bonolis lo voleva assolutamente, perché era un grande, Bonolis è grandissimo fan di Luttazzi, e niente, allora a un certo punto Lelio disse: mandami questo pezzo, se mi piace ci penso. Mandammo il pezzo,
a Luttazzi piacque moltissimo e quindi poi andammo a Trieste, a casa sua, a provare per la performance della serata degli ospiti ed è stata un'esperienza straordinaria. Quando l'ha letto Alda Merini, che era da Chiambretti, successe, quando disse una frase tipo: quando la semplicità non è mai banale, una cosa del genere, e fu una grande emozione perché comunque io ho sempre letto le poesie di Alda Merini e avere letto da Alda Merini una cosa che hai scritto tu è stata veramente una bella soddisfazione, sì. Assolutamente sì. Poi ci tengo a sottolineare, faccio questa carrellata veloce, ovviamente la faccio sempre per i nostri telespettatori, che Giuseppe Conarisa vanta altre quattro partecipazioni al festival, nel 2010 con Malamore no, nel 2012 con La Notte, e già qui assistiamo al primo cambiamento di Arisa, che la consacra di interprete di spessore. Poi nel 2014 Controvento ti porti a casa un'altra vittoria. Poi nel 2016 con Guardando il cielo, certificata tra l'altro disco d'oro. Torno un attimo giusto sul Malamore no, perché a me è un pezzo che ha colpito particolarmente, l'ho trovato molto originale, perché mi piace il fatto che abbia appunto una melodia leggera e fresca che arriva a tutti, però allo stesso tempo lancia un messaggio molto importante, no? Il messaggio è quello di non essere uno contro tutti ed è un po' un inno contro l'individualismo, ambientato in un futuro incerto. Infatti, se non erro, la canzone inizia con marzo del 2087, se la memoria non mi inganna. Ecco, tutti lasciano la terra e rimane solo chi spera nel cambiamento. Un po' il fenomeno al quale stiamo assistendo oggi in TV, no? Nei social, nella vita reale. Questo futuro poi non sembra essere così lontano. Hai anticipato un po' i tempi. Cosa ti ha ispirato a scrivere questo brano? E di chi è stata la scelta, che mi ha incuriosito, di portare sul palco le sorelle Marinetti? Questo è un fatto che mi ha incuriosito molto. Ma guarda, allora, ci hai beccato il 40-50% su questo brano, nel senso che ti spiego. Praticamente, dopo Sincerità, allora, c'era molte volte, avevamo sentito dei critici che dicevano, ma questa è una meteora, e va bene, ci sono tanti artisti che hanno avuto una canzone e poi sono passati nel dimenticatoio, tra Dimenticatoio. virgolette. E io invece volevo fare una canzone impegnata con Malamore No. Malamore No voleva tratta del cambiamento climatico. Cioè, ora non voglio essere Greta Thunberg, però mi ero accorto che faceva più caldo del solito, mi ero accorto che a dicembre ammazzavo le zanzare. E quindi volevo fare una canzone che parlasse di questo. Infatti è ambientata nel futuro perché è marzo del 2087, nuvole pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna, cioè tutta completamente catastrofista. Però ho detto un testo così pesante, almeno metto una melodia leggera per esorcizzare il tutto. Però, cara Laura, devi sapere che la gente quando ascolta una canzone becca sempre prima la melodia. Il testo arriva al secondo, terzo ascolto, quarto ascolto. Ci sono persone che cantano la stessa canzone da 50 anni e non hanno mai capito il testo. Quindi Vero. succede che a un certo punto, quando arriva il ritornello, malamore, malamore, no, la gente si attacca, le orecchie si attaccano a quel ritornello e quindi tutto il resto della canzone un po' te lo perdi. Tu sei stata brava a capire che era una canzone non così allegra, ecco. Era semplicemente la melodia che esorcizzava un testo un po' pesante, anzi. Però lo sai che ho fatto? Quello iniziava a marzo del 2087, quando è uscito Canzoni ravvicinate Del vecchio tipo. del vecchio tipo. Ho fatto una canzone che si intitola 2089, cioè ho spostato di 2 anni la cosa e sono stato più pesante ancora, così sperando che la gente lo capisse. Ascolta, Giuseppe, piano piano arriviamo anche ai tuoi dischi. Volevo chiederti un'altra cosa, no?
Sempre ritornando insomma, al discorso di Arisa, che insomma, ha rappresentato una parte importante no, del tuo aspetto professionale. Ecco, dischi d'oro, platino, l'affermazione come autore nel panorama musicale italiano, tanti successi messi a segno che sono diventati degli evergreen, come tra l'altro Meraviglioso Amore Mio, che io adoro, è un dato di fatto perché la canticchio sempre perché a me piace. Che è diventata colonna sonora del film Pazze di me di Fausto Brizzi. L'amore è un'altra cosa, poi ancora Il tempo che verrà, in un film di Ricky Tognazzi, che si chiama Tutta colpa della musica. C'è un lavoro al quale sei maggiormente legato e perché? Lo so che è una domanda difficile perché, insomma, per un autore tutti i brani sono come dei figli, però chissà, magari. Ma non sono tutti, cioè personalmente non sono tutti come dei figli. C'è qualcuno dove hai la paternità assoluta, ce n'è qualcun altro che hai rubato, nel senso buono del termine, nel senso che hai rubato magari da vite altrui. Perché per scrivere le canzoni, non, secondo me, non basta la propria vita, serve anche la vita degli altri. Quando qualcuno ti racconta qualcosa, stare attento a cosa ti sta raccontando. Per dire, tu hai nominato Meraviglioso Amore Mio, che ho rubato totalmente. Cioè, non ho rubato. Picasso diceva: i mediocri copiano, i grandi rubano. Cioè, nel senso che c'era questo mio allievo che si era innamorato. Io facevo lezioni a casa, si era innamorato di questa ragazza. Quando fai lezioni, parli della scrittura, diventano poi delle sedute di psicanalisi, fondamentalmente. E quindi lui mi disse: beh, mi sono innamorato di questa ragazza, è meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. E mi disse una frase molto semplice ma molto piena di verità, per come me la disse. Disse: mi è entrata nel cuore. In quel periodo io ascoltavo Bestia e Coldplay e c'era una canzone, si chiamava In My Place, Ah, che suonavo di bellissima. continuo. E praticamente dall'armonia di My Place e dalla frase del mio allievo è nata Meraviglioso Amore Mio. Cioè, la canzone inizia bene, si è entrata nel cuore, cioè ho rubato la frase, e poi ho costruito tutto il resto della canzone. Però quella che ha la paternità maggiore, nel senso che è frutto solo ed esclusivamente della mia vita, è la notte. La notte, perché dopo Sincerità e dopo Malamore No, è stato quel pezzo che ha dato una credibilità diversa ad Arisa come artista e a me come autore. E la notte perché poi soprattutto è una di quelle canzoni che è stata scritta in 20 minuti, di notte, alle 3 di notte, in condizioni, lasciamo stare. E quindi quando le canzoni ti escono così in 20 minuti e non pensi minimamente al successo, a che vita avrà quella canzone, le canzoni compiono un miracolo che è quello di arrivare alla gente. E grazie alla notte ho scoperto la democrazia dei sentimenti, che più o meno quando si soffre tutti nella stessa maniera, come quando si è felici. Si è felici tutti nella stessa maniera, cioè la democrazia dei sentimenti è una cosa molto bella che sfrutto quando scrivo le canzoni. La notte, secondo posto, lo dico sempre ai Sì. nostri telespettatori. Io ogni tanto faccio un viaggio nel passato per ricordare ai nostri telespettatori quello che è Sì, perché stato. vinse, quell'anno fu il podio tutto femminile, vinse Emma. Sì, E terza Vincemma. Noemi, e terza Terza la Noemi. Noemi. Assolutamente sì. Il diario degli errori, questo bellissimo brano che hai scritto per Michele Bravi. Michele Bravi ha detto di te che sei una delle penne più pure d'Italia, che hai un rapporto viscerale, passionale, umano con la scrittura, con la quale appunto racconti il mondo con tanta gentilezza. Ecco, che cosa invece pensi tu di Michele Bravi, visto che si è insomma, espresso in maniera così positiva con te e così Ma affettuosa? Michele, prima di tutto, è un ragazzo d'oro, proprio una di quelle persone buone, con l'animo grande, da questo dal punto di vista umano. E poi è un grande artista. Quando il Diario degli Errori non l'ho scritta da solo, siamo in tre, siamo io, Federica Abate e Cheope, che sono due grandi amici. E due Abbiamo grandi scritto due autori, stanze lo e sottolineo, due sono. grandissimi autori. E praticamente quando allora Michele, quando la cantò, era giovanissimo,
E la canzone è molto matura. Lì per lì io ero un pizzichino scettico riguardo appunto al fatto di dare a un ragazzo così giovane una canzone che dice il diario degli errori, cioè aver scritto il diario di una vita delle cose che ho sbagliato. E là Michele mi sorprese artisticamente perché è stato straordinario, perché comunque ha dato un'interpretazione, un peso ad ogni parola bellissimo. E quindi devo dire, è stato veramente, veramente bravo, bravissimo. Sai, non mi stupisco il fatto che tu, insomma, eri un po' scettico appunto per il fatto della giovane età, anche se Michele Bravi l'ho trovato sempre più maturo rispetto all'età che ha. Sarà forse frutto della sua grande sensibilità, questo credo sia una dote importante di Michele Bravi. Non si può, ti viene proprio voglia di abbracciarlo, quando, almeno a me dà questa sensazione quando lo guardo in TV. Mi fa tanta tenerezza, lo dico veramente con sincerità, insomma, come ti fa venire Sì, voglia di assolutamente. proteggerlo, ecco. Assolutamente, anche se alto, può sembrare pure imponente Michele, però in realtà è, sì, hai ragione, viene voglia di proteggerlo perché ha un animo purissimo, purissimo. Assolutamente sì. Ascolta Giuseppe, quando hai sentito la necessità o che era arrivato il momento di raccontare la vita attraverso la tua voce, quindi fare qualcosa di tuo, che fossi tu in prima persona a raccontarlo? Ma guarda, è arrivato con la paternità. Forse se non fossi diventato papà non avrei fatto un album mio. Perché nel momento in cui sono diventato padre mi ha scombussolato in maniera estremamente positiva la vita e non avevo mai avuto a che fare con un sentimento così forte. Perché comunque l'amore per un figlio è talmente tanto strano, talmente tanto mai provato prima, è talmente tanto alto. E comunque ho dovuto imparare a gestirlo e ho voluto fare questo disco dedicato a lui. Ho detto: guarda, quando mio figlio sarà grande, almeno sentirà pure quello che pensava papà sulle canzoni. Oltre a scrivere per altri, perché quando scrivi per altri, sì, sei te stesso, però sempre Devi pensare anche a devi. cucire addosso a un interprete. Devi un attimo castrarti in certi momenti. Invece con il mio album sono stato assolutamente libero di dire e di scrivere tutto quello che mi pareva. E così è come se volessi dare una mia testimonianza, come se ho voluto dare una mia testimonianza a mio figlio, dedicata a Vittorio, questo disco. Così nel 2018 sforni questo Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, un album diretto, un album immediato che non ha bisogno di un grande tappeto sonoro per emozionare, perché arriva dritto al cuore, perché racconta della vita vera, no? Prende spunto da quella che è la quotidianità. In questo disco racconti un po' di tutto, offre anche molti spunti di riflessione. Si parla di internet, si parla di social, delle vite omologate, in brani ad esempio come Nella rete, di quanto si possa trovare gioia nelle piccole cose, ad esempio nel brano Salsedine, poi ancora parli di un amore che finisce e fa soffrire, in un brano che si chiama Giuseppe. Poi mi ha colpito molto il fatto del brano Ricominciare, che racconta invece la storia di un uomo che dopo aver perso il lavoro riesce a trovare, insomma, la forza per andare avanti e ricominciare grazie all'amore, no? Questo legame che lo lega alla moglie, alla sua compagna. Parla anche di superficialità, parla anche del doversi in qualche modo, del dover fare i conti con se stessi. Nel brano Lo specchio c'è posto anche per la nostalgia, se vogliamo, un brano interamente cantato in siciliano. Ecco, risultare credibili come cantautori è sempre un po' difficile quando, insomma, si è sempre scritto per gli altri, no? Invece tu ci metti la faccia, ci metti la voce. Ma sei riuscito anche in questo, ti porti a casa la targa Tenco come migliore opera prima. Possiamo definirlo anche un album di denuncia? Ti va di parlarcene? Ma più che denuncia di constatazione della vita, di come è cambiata la vita, cioè
Beh, secondo me c'è. Allora, come c'è stata l'uomo prima della scoperta della ruota e dopo la scoperta della ruota, come c'è stato l'uomo prima della scoperta del fuoco e dopo la scoperta del fuoco, secondo me nei libri di storia futura si studierà l'uomo prima di internet e dopo internet. Perché è cambiata totalmente il modo di vivere, di approcciarsi alla vita, di vederla, di come viverla anche. Soltanto che io ho avuto la fortuna di fare 20 anni senza e 20 anni con, e quindi quantomeno un termine di paragone. Certo. Mentre i ragazzi di oggi, che hanno 20 anni adesso, non hanno idea di come si viveva prima, cioè proprio non lo sanno, l'ho constatato molte volte con molti miei allievi. E quindi quest'epoca un po' più, molto più veloce, molto più fluida, molto più, un po' più superficiale forse, è molto più problematica, perché quando avevo 20 anni ero felice di base e soprattutto non avevo delle cose terribili tipo il registro elettronico o il telefono sempre dietro, quindi mia madre non sapeva cosa facessi. Avevo una libertà che un ragazzo di 20 anni adesso non ha. Solo il registro elettronico, secondo me, è una cosa insopportabile. Però, quindi ero, quando nasci con una certa libertà, quando, ti ripeto, i miei 20 anni, adesso i 20 anni sono molto più difficili. Cioè, molte persone dicono, ma questi ragazzi c'hanno tutto. Ma c'hanno tutto forse di materiale, ma delle cose importanti c'hanno veramente poco, secondo me. Quindi l'album parla un po' di tutto questo. Assolutamente sì, perché adesso non voglio magari addentrarmi in tematiche insomma molto delicate, però il fatto che ci siano tanti ragazzini, anche molto giovani, no, che si suicidano, si tolgono la vita, ti fa capire che forse in qualche modo qualcosa manca, no? Quindi non è sbagliato No, quello che pensi, quindi. alla fine, ti ripeto, molte persone sono convinte che avere le cose materiali basti. In realtà, poi alla fine non è così. E sono le cose immateriali quelle che hanno più valore. Certo, e poi alla Cioè, le fine. cose materiali hanno un valore, però anche un abbraccio è materiale, però uno deve imparare a darlo sempre. Cioè, è difficile, è un'epoca strana. Come dico sempre, siamo sempre più connessi, ma siamo sempre più soli. Ah, una volta Quindi. eravamo socialisti, adesso siamo social. Infatti, è vero, è verissimo. Dai, nel senso Ascolta. che mi è capitato, ti racconto questo aneddoto Sì, perché è capitato dimmi, dimmi. qualche tempo fa. Stavo spiegando in classe una canzone degli 883 che si intitola Gli anni, non so se te la Sì, ricordi. gli anni d'oro del grande, quella lì. Esattamente. A un certo punto nel ritornello dice: gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino, sempre in due. Qua è un allievo mi dice: Giuseppe, ma che si intende per immense compagnie? E io glielo spiegai, ho detto: guarda, io alla tua età telefonavo a casa di un amico mio che aveva il telefono a casa, nel 90% dei casi mi rispondeva la mamma che mi passava questo amico mio, a un certo punto la telefonata durava 15 secondi, gli dicevo: compare, ci vediamo a quest'ora lì? Sì, ok. Come la facevo io questa telefonata? La facevano altri amici, e a un certo punto, a una determinata ora, più o meno, ci ritrovavamo tutti in quel posto. E lui mi ha risposto: mamma mia, che fatica! Perché l'epoca, per quei tempi, sono completamente diversi. Non la gestirebbero tutta questa libertà, forse, capito? Beh, se vogliamo anche corteggiare una ragazza, no? Si faceva di tutto per avere il numero di casa, poi rispondeva il papà. Camuffavi la voce. Quindi, voglio dire, ecco perché in passato era molto anche più difficile avvicinare una ragazza rispetto ad oggi, grazie ai social, no? Magari si ha anche un po' più di coraggio, ecco, nell'approcciarsi, ecco, diciamo così. Sì, assolutamente. Ascolta Giuseppe, dopo il successo di questo album che ha ricevuto appunto, come ho già spiegato, la targa Tenco,
arriva il tuo secondo lavoro che ottiene anche questo molti consensi. Mi riferisco ovviamente a Schopenhauer ed altre storie. Ecco, anche questo è un album molto interessante. Tra l'altro mi incuriosisce il titolo perché hai scelto appunto Schopenhauer, che è stato uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell'epoca moderna, che aveva una concezione tutta sua, se vogliamo, della felicità, no? In qualche modo. E se vogliamo, la felicità per definizione è lo stato d'animo di chi non è turbato, di chi dà dolori e dispiaceri, una condizione che è molto difficile, no? Questo per far capire di quanto appunto possa essere difficile da raggiungere e quanto poi sia stato oggetto di studio da parte di tanti pensatori, tra cui appunto lo stesso Schopenhauer. Ci tengo a sottolineare poi, tra l'altro, che Schopenhauer è entrato anche nella cultura popolare. Lo troviamo in un brano di Marracash, lo troviamo in un brano di Caparezza, lo troviamo nel film La vita è bella, lo troviamo nel film Immaturi. Ambra Angiolini stessa legge appunto alcune parole, no, di Schopenhauer. Insomma, è molto molto presente anche lo stesso Francesco Guccini. Insomma, come mai scegliete proprio Schopenhauer? Ecco, mi ha incuriosito questa scelta, ecco. Ma ci sono, allora, fortunatamente ogni tanto nascono delle persone che riescono a pensare 10, 100, 1000 volte più delle altre e a porsi delle problematiche. Secondo me, in un paese democratico, in qualsiasi paese democratico, ci dovrebbero essere delle persone pagate per pensare, solo per pensare, per tutto, per evitare e per spiegare al popolo, soprattutto in un paese democratico. Determinate, cioè pensare è un lavoro. Schopenhauer è stato uno dei più grandi pensatori della storia, no? A parte il XIX secolo. E Nietzsche, Schopenhauer. Ovviamente quando pensi tanto e rifletti sulla vita, molte volte ti capita di venire alla conclusione che, come dice Schopenhauer, appunto, la felicità non esiste, ci sono solo pochi attimi, qualche attimo privo di dolore. E poi questa è un'estremizzazione, attenzione. Però quando scrivi hai a che fare con te stesso nella maniera più profonda, scavare dentro. E quando scavi profondamente dentro, molte persone scrivono le canzoni, me compreso. Cioè io scrivo le canzoni per evitare lo psicologo, per risparmiare fondamentalmente. Quindi però quando c'è questa forma di introspezione così forte, alla fine ti spunta Schopenhauer, ti spunta Nietzsche, ti spunta Orwell, ti spuntano tanti pensatori che hanno. E dove tu hai capito che altre persone hanno pensato la tua stessa cosa, e quindi ti senti pure un attimo dicendo: ah, non sono Meno solo. solo. Tra l'altro, dell'album, poi ovviamente mi correggerai se sbaglio, perché tu sarai sicuramente più bravo di me a spiegarlo. Ci sono 12 tracce dove si affrontano appunto vari stati d'animo, ecco, chiamiamoli così, come l'amore ovviamente rimane sempre il punto più forte, ecco, chiamiamolo così. Poi si affronta l'inadeguatezza, si affronta la solitudine, si affronta lo straniamento, la critica sociale, il rifugio negli affetti e nella memoria. Affronti tematiche come ad esempio la pena di morte, affronti addirittura la tematica delle nonne, no? Che sono questa figura importante, tra l'altro l'hai detto anche all'inizio, che per te proprio principalmente la nonna è stata una figura molto importante, e poi anche la tua avversione verso il Natale. Quindi, questa versione a un certo punto, non per il Natale di per sé, più che altro per quello che è diventato oggi il Natale. Insomma, si respira libertà, ma anche tanta inquietudine in questo tuo album. Ecco. È Ma così? anche sì, tu ti riferisci a Scrooge. Scrooge, ma guarda, il fatto lo sai qual è? Che ho notato sempre più da più anni che i bambini non sanno più che è Natale il compleanno di Gesù. Cioè i bambini non sanno che Gesù compie 2022 anni. Adesso sanno che è la festa di Babbo Natale. Quindi il festeggiato è cambiato. Fondamentalmente. E ora non è un, non, cioè è tutto quello che poi il Babbo Natale che si è inventato, fra l'altro, la Coca-Cola di base. E quindi tutta questa. Adesso i bambini non si vestono più a carnevale, ma si vestono ad Halloween.
A me tutta questa americanizzazione mi dà fastidio personalmente e preferirei, abbiamo delle bellissime tradizioni nostre, cioè anche come sta affrontando l'America questa situazione in Ucraina lo trovo stupido, cioè quindi avere a che fare con delle usanze che trovo stupide, che dove tutto è basato sul consumismo, sul regalo, su quello che è il centro commerciale e quant'altro. Personalmente a Giuseppe sono cose che adesso danno un po' fastidio. Lo inizio a trovare esagerato. Guarda, sono pienamente d'accordo con te perché proprio quando c'è stato il lockdown ci siamo resi conto di quanto in realtà il consumismo sia forte, no? C'è gente che continuava a comprare l'abito per Capodanno pur non dovendolo mettere. Quindi, cioè, questa dimostrazione di quanta verità c'è nelle tue parole, no? È cambiato un po' tutto. Tra l'altro mi faceva sorridere proprio un audio che circolava. Fra i vari WhatsApp, tra cui anche quello dei miei genitori, dove c'era un ipotetico Gesù che diceva: tutti pensate a imbandire la tavola, tutti pensate a vestirvi bene, ma nessuno viene a trovarmi e nessuno pensa che oggi è il mio compleanno, nessuno mi ha fatto gli auguri. Ecco, quindi le tue parole mi hanno fatto molto riflettere, che questo audio che circolava su WhatsApp mi ha fatto tanto sorridere, però mi ha messo anche tanta tristezza, ti dico la verità. Quindi sono Ah, d'accordo guarda, con te. alla fine, ripeto, sono epoche che cambiano con il cambiare del modo di vivere. Momentaneamente viviamo un'epoca dove ci lamentiamo, ma compriamo tutto. Invece di scendere in piazza, ci lamentiamo al bar. Con i like sui social. Siamo tutti leoni da tastiera e poi magari quando abbiamo una persona di fronte non riusciamo a tirar fuori quello che dobbiamo tirar fuori. E C'è così purtroppo. un'aggressività cibernetica esagerata. Assolutamente d'accordo su questo. Infatti io penso che i social, se utilizzati bene, siano una bellissima vetrina per chi fa insomma un lavoro come il tuo, per chi vuole conoscere nuova gente, socializzare, ma è anche un'arma in mano a chi non la sa utilizzare. Si parla sempre più spesso di cyberbullismo e di tante insomma problematiche di questo genere, quindi credo Ma sia. guarda, alla fine dipende che rapporto hai, credo, secondo me. Perché una persona della mia età ha un rapporto tutto sommato distaccato, quindi lo riesce a gestire abbastanza. Forse i ragazzi, i giovani e anche i trentenni, magari di quella fascia d'età, non vede in questo mezzo un telefono, ma vede una macchina fotografica e una videocamera. Quindi comprano magari l'oggetto in base ai pixel o alla risoluzione. Quando questo fa aumentare l'ego di ognuno. Quando aumenta l'ego, in generale bisogna stare sempre. Assolutamente sì. E poi, come dico sempre, l'accettazione, che oggi, insomma, sui social sembra che tutti rincorrano, sia uomini che donne, indistintamente modelli di bellezza, troppo perfetti, no? Utilizzando appunto queste applicazioni nel modificarsi, insomma, io credo che bisogna imparare un po' più ac ad accettarsi, no? Perché ognuno di noi è unico e bello per quello che è, quindi almeno questo è il mio pensiero. Poi è chiaro che ognuno è libero di pensare nella maniera più opportuna e di vivere la vita come meglio crede per se stesso, ci mancherebbe altro. Questo è Sì, ma solo. tanto poi alla fine c'è un elemento che mette tutti nello stesso piano, che è il tempo. Quindi è l'accettazione del tempo. Ci sono persone che sono nemiche del tempo, ci sono persone che se lo fanno amico. Solitamente io conosco sia l'una che l'altra categoria di persone. Chi è che ha il tempo come amico ha una vita più serena. Chi c'è il tempo come nemico vede in una ruga la morte, vede
inizia ad avere problemi gastrointestinali, l'ansia, il reflusso, cioè il tempo non lo batti mai, quindi è meglio averci un amico. Assolutamente d'accordo. Giuseppe, il tuo album, mi riferisco ovviamente al secondo, è uscito proprio in piena pandemia, no? Quanto ci ha cambiati e quanto invece ci ha rivelati, secondo te, quello che è successo? Ma guarda quanto ci ha cambiati, poco secondo me. Calcola, è scoppiata una guerra subito dopo, quindi ci ha cambiati Abbiamo imparato relativamente. nulla. Alla fine l'uomo è stupido come essere di base. E sicuramente è stato un evento straordinario, ci ha messo tanta paura, tanta inquietudine, però a noi non basta, dobbiamo essere proprio terrorizzati per cambiare forse. E quindi la pandemia è stata un'esperienza allucinante sotto certi punti di vista, sperando ovviamente che sia totalmente passata, però credo che alla fine sia una parte, cioè io la cosa che, tra virgolette, che mi preoccupa non è tanto il fatto, io non credo, non ho mai creduto al virus cinese, al laboratorio, no. Io mi baso su quello che vedo giornalmente. Vedo che a metà maggio nemmeno ci sono 32 gradi ed è troppo. Vedo che ogni anno è l'anno più caldo della storia, che è il 2022 che ha battuto il 2021 che aveva battuto il 2020. Noi viviamo su un pianeta che vive, che gira su se stesso, che gira intorno al Sole, che ha i suoi cicli e che è femmina. E momentaneamente è come se questo essere vivente ci avesse la febbre. A un certo punto, come tutti gli esseri viventi, qualsiasi essere vivente che ha la febbre ha le sue difese immunitarie. Quindi credo che sia anche una forza. E poi 7 miliardi di persone su una pietra così piccola iniziano a essere forse pure troppe. Quindi Che la credo natura che stia stia facendo in qualche modo il suo corso. regolando. Assolutamente. Giuseppe, secondo te, no? Abbiamo parlato di felicità secondo i pensatori, secondo i filosofi, secondo il tuo punto di vista, però perché oggi non riusciamo ad essere felici, no? Come dicevi tu, apparentemente abbiamo tutto, ma forse ci siamo un po' persi. Qual è secondo te la ricetta per la felicità? Visto che tu hai anche un animo d'artista, quindi un animo sensibile. Ma la ricetta della felicità non ce l'ha nessuno, figurati se ce la posso avere io. Però, no, cioè, alla fine ora dirò una delle cose più scontate del mondo. Però stare attento alle piccole cose, dare un peso, dare un valore alle cose fondamentali, agli affetti, alla condivisione, alla socialità. Non al social, alla socialità, al fatto di vedere tendenzialmente il bicchiere sempre mezzo pieno, anche se in quest'epoca è veramente difficile. Però credo che sia la felicità è un attimo, la felicità è quando vedi per la prima volta prendi tuo figlio in braccio, la felicità è quando il Palermo vince lo scudetto, la felicità, però sono attimi che ti godi e poi passano. Quindi è più la serenità quella che conta, quella di stare bene con se stessi e con gli altri. Mi trovi Non pienamente ce l'ho la d'accordo. ricetta. Ovviamente io ci gioco su, no? Lo so che nessuno di noi ha la ricetta, però mi piace un po' giocare con le parole. Visto che hai parlato di paternità, no? Che padre sei o che padre vorresti essere per tuo figlio? Se posso Ma chiedertelo, ovviamente. sicuramente sono un padre giocherellone, quello sì, perché sono un bambino prima di tutto io. E quindi ho mantenuto e manterrò sempre il fanciullino di Pascoli dentro, perché poi tuo figlio se ne accorge e quindi si diverte con te. E io mi diverto con lui. E quindi sicuramente quello. Poi sbaglierò in tante cose, come è normale che sia, e mi capiterà di sbagliare ancora nel futuro. Che comunque non è un mestiere che ti insegna nessuno ed è estremamente difficile. Impronterò tutto il resto, lui c'ha 7 anni, comunque impronterò tutta la mia vita con lui nel dialogo, nel capirlo, nel cercare di farmi capire ovviamente anch'io.
nella maniera più semplice possibile, nella maniera, dicendo la verità, essendo alla fine me stesso, perché non è che posso fingere di essere qualcun altro, soprattutto con mio figlio. Mi dovrà accettare sempre per quello che sono. Giuseppe, tu hai, come ho già detto prima, collaborato con tanti artisti, no? Abbiamo dedicato ampio spazio ad Arisa, abbiamo parlato di Michele Bravi, però nella tua carriera professionale ci sono stati Noemi, Emma, Mauro Armanno, Giovanardi, Mietta, Alexia, poi Cheope e Federica Abbate, di cui abbiamo appunto accennato prima. E poi altri importanti personaggi come Bungaro, come Mario Lavezzi, come Mogol, Lelio Luttazzi, insomma, tantissimi. Ecco, hai qualche aneddoto da raccontarci per soddisfare un po' la mia curiosità, prima di tutto, ma anche quella dei nostri telespettatori? Ma guarda, la cosa più bella che mi viene ora sì, l'impronta è stata, che te l'ho accennato prima, le prove a casa di Lelio, perché Lelio aveva una certa età, non stava benissimo, al che disse: ragazzi, venite a provare sincerità a Trieste, in casa. Quindi noi andammo a Trieste, io, Arisa e i due musicisti, nonché i due produttori dell'epoca. E provammo nel salotto di Lelio, lui si mise al piano, l'aveva studiacchiata, anzi aveva studiata, già sapeva suonare, gli aveva dato il suo tocco tra il jazz, il blues, proprio il tocco di Luttazzi, e la provammo come batteria su una scatola di scarpe, con la chitarra, nessuna amplificazione, fu un momento splendido, perché poi io, essendo un amante della televisione vecchia, quella di Studio 1, della TV in bianco e nero, stare nella stessa a casa di Luttazzi con lui che sta suonando la canzone che hai scritto, è stata quella veramente, veramente una cosa estremamente figa. Ma poi soprattutto il contesto, la scatola di scarpe come batteria, lui al piano, sua moglie che ci veniva a fare il caffè, Rossana, è bellissimo, bellissimo. Immagino. Ascolta Giuseppe, purtroppo siamo alla fine di questa piacevole chiacchierata, abbiamo svelato ai nostri telespettatori tante cose, e confermato il tuo talento per chi già ti conosceva. Come faccio sempre, chiudo con qualche piccola domanda al volo sulla persona. Ecco, ti chiedo ad esempio, da bravo siciliano, sei di buona forchetta? Sì, però da buona forchetta di pesce proprio. Vabbè, voi siete in Puglia, quindi mi potete capire. Sì, sono una buona forchetta, però delle cose che mi piacciono. Cioè, non è che mangio tutto, ecco, non mi metto là, dice, io mi mangerei pure quello, no. Però quando è il pesce, Non sì. resisti. È assolutamente. Un pregio e un difetto di Giuseppe. Ma il pregio, ma ce ne ho tantissimi, no scherzo. Allora, sono buono, te lo posso dire con certezza, e sono una persona onesta, te lo posso dire con certezza. Il difetto è che certe volte posso essere presuntuoso, posso apparire presuntuoso, però in realtà è E perché consapevolezza, magari. non lo so, però posso apparirlo. Il tuo colore È un po' preferito? saccente, anche un po' saccente, Ah, ecco. ecco. Aia, inizio a preoccuparmi. Scherzo. Il tuo colore preferito, invece? Il mio colore preferito è alla fine l'azzurro. Ecco, e io lo sapevo, lo sapevo. Tutti gli ospiti mi rispondono blu o azzurro. Ormai è una risposta scontata. Ormai la faccio più per soddisfare una mia curiosità, perché ormai ho capito che la risposta è quella. Un sogno non ancora realizzato, se c'è, che vorresti realizzare? Ma un sogno che vorrei realizzare è andare nello spazio. Se riuscissi un giorno a permettermi un viaggio intergalattico, un viaggio spaziale, lo farei. E Lo so speriamo che è che. un sogno grosso, però se uno deve sognare.
Mai dire mai nella vita, no? Tutto può succedere, tante cose, anche che avresti vinto Sanremo con sincerità, non te l'aspettavi, eppure hai vinto. Ma quello non l'avevo manco sognato. Questo è il mio sogno. Appunto. Quindi, se lo sogni, magari, chissà, magari un giorno, noi te lo auguriamo, tutto può accadere nella vita. Un consiglio che ti senti di dare alle nuove leve? O che daresti ai tuoi allievi, insomma, che vogliono approcciarsi al mondo della scrittura? Di non essere dei razzisti musicali, di ascoltare tutto, perché non esiste soltanto la trap, non esiste soltanto l'hip hop o il pop o il jazz. La musica, secondo me, si divide semplicemente in due categorie, quella bella e quella brutta. Quindi mai essere dei razzisti musicali. Già, il razzismo è una parola che fa schifo. Se uno la deve mettere nella musica diventa proprio terribile. Quindi ascoltate tutto. Tutto quello che è possibile ascoltare per chi vuole fare questo come lavoro, abbiate un'ottima preparazione in generale e studiate, perché poi alla fine è studiare che fa la differenza. Uno può avere il talento più straordinario del mondo, ma se non studia, alla fine il talento non basta. Certo. Cosa ti aspetti dal domani? Progetti futuri? Vuole qualcosa in pentola? Ma c'ho, da qualche mese sto lavorando a un progetto bellissimo alla vecchia, con l'artista. Andiamo in sala di registrazione ogni 10 giorni, ci vediamo per 2 o 3 giorni. Stiamo facendo tutto l'album insieme a Paola Turci. Ah, Con wow! Paola, Grande Paola. sì, veramente una grande artista, una grandissima persona. Quindi stiamo lavorando a tutto questo nuovo album, io, lei e il suo produttore, Diego Galbetti, e siamo in tre a fare un album ed è una cosa che mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Immagino, poi Paola è Poi è veramente una una. persona, un artista che ho sempre stimato, che stimo tantissimo, quindi mi fa ancora più piacere. È un'artista con la maiuscola, quindi in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Spero che sforniate un altro bel successo, ecco, te lo auguro con tutto il cuore. Speriamo pure Giuseppe, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere avere questo scambio con te, mi auguro che sia stato reciproco, ovviamente. Assolutamente sì, ti ringrazio moltissimo e ringrazio la redazione. Grazie e ti chiedo solo di salutare a modo tuo i nostri telespettatori, come piace più a te. Ma allora, a tutti i telespettatori di Tratti e Tratti e Ritratti Ritratti, e di RTM. a tutti gli spettatori di Tratti e Ritratti e di RTM, un caro saluto, buona vita per tutto, sognate, ogni tanto sognate perché non siate sempre troppo pratici, sognate ogni tanto che fa bene al cuore. Ciao a tutti, da Giuseppe Anzani. Assolutamente. Grazie Giuseppe, ti auguriamo ogni bene, ti auguriamo di andare presto in concerto e di proseguire con i tuoi progetti. Insomma, in altre parole, ti auguriamo ogni bene e ci diamo appuntamento alla prossima. Alla Grazie. prossima. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao Giuseppe, ciao.